credo anche questo ritratto da una cultura della primavera, della gioia, della luce. E da qui ho cominciato a pensare il video. Alle cose che amo, oltre alla femminilità, alla bellezza, che è la natura. E ho continuato il percorso di Desiree Sadek, che avevo cominciato quest'inverno con le fotografie dei cedri del Libano in inverno, e infatti ho continuato a rileggere queste fotografie nella loro espressione estiva e primaverile, e ne ho fatte stampare le stoffe. Desiree Sadek ha scoperto per caso che io le avevo dedicato la scorsa collezione, di cui voi avete ringraziandomi molto, ho scoperto una notte che zappettava sul computer mentre suo figlio stava la mano. Nel frattempo abbiamo scoperto che Desiree Sadek è direttore di El Oriente ed è impazzita di quello che ha visto, di quello che io e voi le avete dedicato, ed è piombata a Milano. E abbiamo fatto un servizio bellissimo con queste nuove stoffe prese dalle fotografie del suo libro, e abbiamo montato dei vestiti sulla modella che adesso vedrete. Ora, quell'altra parte, dicevo, che io amo e che mi dà una grande energia, che mi dà un senso della continuità della vita, del senso del superiore, è la natura, perché se voi vi accostate alla natura non potete che essere felici. Perché i colori di un tramonto, in ogni paese c'è un colore del tramonto diverso, lo sbocciare di un fiore, un seme che poi esce, cresce, si sviluppa, è una cosa straordinaria. E da qui allora tanti fiori, tante foglie, tanta leggerezza. Il secondo percorso è stato questo: il tempo di crisi cosa si fa? Si evitano le grandi spese, nel senso dei grandi ricami, di questo lusso un po' aggressivo, e si ritorna alla grande. La grande artigianalità, all'esperimento, a creare delle cose che uno potrebbe pensare fossero difficili da realizzare. Ci siamo riusciti.